Good morning, everyone. Waking up early to go to our passion. See you later. Buongiorno. Ciao tutti. So my question today about passion is, do you feel that it is a necessary part of your life, your work, your food, your activities, to incorporate that passion? Or is it possible to live a life without passion? For me, I think that being vibrant and passionate is such an important part of self-fulfillment, but perhaps not everybody has that luxury. So is passion a necessary part of life? Everyone, I have a question for you. Are we born with passion or does it evolve? For me, I was born with it. How about you? Queste sono le prodotte che sto spacchettando perché vanno su Roma. Questi partono? Sì. Vanno a Roma e poi magari da Roma vanno in India, vanno in America, vanno in Giappone perché qualcuno se li compra. I francesi impazziscono sui prodotti. Francesi in particolar modo mi piace molto. D'accordo, mi domani loro al coso, al Macaron, che è un prodotto francese fatto con la farina di mandorle. Però non c'era nulla con la paletta, quindi appena assaggiano questo prodotto che è fatto con le mandorle vere, impazziscono perché è un sapore che già conoscono, sì. Però è molto diverso perché quello è fatto con la farina di mandorle, questo è fatto con la mandorla vera, macinata, come dicevamo prima. Queste sono le mandorle dolci che noi utilizziamo per fare gli amaretti di Quarcino. Sono mandorle esclusivamente italiane e provengono quindi dalla Puglia, che sono le più indicate per fare questo tipo di prodotto. Andrea! Buongiorno. Ciao caro, buongiorno. Come stai? Tutto bene, tu? Bene, bene, molto bene. Vieni, accomodati. Che ci mangiamo? Che ci mangiamo? Che ci beviamo più che altro? No, che ci mangiamo? C'ho un vino, devo io passaggiare frasca di nuovo, spettacolo. Perfetto. Mentre seduto così. Vai, ci penso io. Francesco, è bellissimo. Com'è sta storia? Com'è partita questa storia qui? Questa io ci ho avuto la fortuna di avere un papà che aveva una grande passione per le cose antiche, quindi lui nel tempo libero prendeva, sistemava, prendeva magari una pinza, la prendeva, la uliava e ha cominciato negli anni a mettere tutte quante da parte. Poi la cosa bella è che anche i suoi amici, i Montigiani, hanno incrementato questa sua grandissima passione, quindi magari quando svuotavano le cantine dei nonni, magari sapendo che mio padre era un grandissimo appassionato, gli regalavano qualche pezzo che comunque...
prima che sei dove il progresso è fermato. È fermato perché... Nel senso che è manuale, tanto manuale. Tanto lavoro sicuramente. Saranno macchinari però ecco.